ai sesterzi, ai bitcoin. Vecchie e nuove dimensioni dell'economia e della finanza. La più cordiale buonasera a tutti, benvenuti in questo nostro appuntamento dedicato dal mondo dell'economia al mondo della finanza. Questo è il titolo che noi abbiamo voluto dare per cercare di entrare nel mondo dell'economia e della finanza partendo addirittura dalla storia e quindi dalle origini della moneta. L'abbiamo fatto grazie ai nostri ospiti che sono di nuovo qui con noi. Saluto in particolare il presidente dell'Associazione della Moneta Positiva, che è Fabio Conditi. Buonasera. A Luigi, salve a tutti. E poi salutiamo anche l'altro ospite, che è Giovanni Lazzaretti, esperto di storia, moneta e sovranità, e collabora con Moneta Positiva. Buonasera. Buonasera a tutti. E salutiamo poi l'esperto di storia e di economia, che è Galileo Ferraresi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, siamo in questo nostro secondo appuntamento, che è partito la scorsa settimana, devo dire, guardando i risultati, con un bel successo. Non voglio dire enorme successo, perché da marchigiano mi piace essere sempre molto concreto e quindi non voglio suonare la tromba molto forte, però in ogni caso è un appuntamento che è piaciuto. Allora, tutto questo ci permette di entrare subito nel vivo della questione di questa settimana, che abbiamo già tracciato la scorsa settimana, cioè la moneta positiva come possibilità di poter uscire da questa crisi, che è diventata sempre più oggetto di discussione nei talk show, e questo vuol dire che in qualche modo è un indicatore, significa che piano piano stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria per entrare in quella che è la vera emergenza con cui dovremo combattere, credo io, nei prossimi mesi, cioè proprio l'emergenza economia, perché quello sarà il grave problema. Stanno arrivando già le prime proiezioni, sono arrivate le stime dei grandi istituti di consulenza mondiale che ci vedono non messi bene, e poi ritorniamo di nuovo a parlare di una parola: spread. Ritorna di nuovo lo spread. Allora, Fabio Conditi, ritorna di nuovo lo spread. Partiamo da questa sera. Lo spread purtroppo è quella cosa che ci condiziona fortemente tutte quante le scelte. Ogni volta che c'è l'economia che non va bene, o che il governo fa delle scelte, diciamo, particolarmente diverse dal passato, lo spread sale sempre improvvisamente. Purtroppo, ecco, lo spread è una misura della differenza che c'è tra gli interessi sui titoli italiani e gli interessi sui titoli tedeschi. Quindi purtroppo è un parametro che ci dice, aumentando, che in realtà pagheremo di più gli interessi sul nostro debito pubblico. Ecco, io ti interrompo un attimo, perché giustamente tu sai che io non tiro da nessuna parte, no? Sono qui con la curiosità del bambino che cade dalla luna e fa domande. Certo è che da bambino che cade dalla luna arriva sulla terra e vede che ogni qualvolta c'è qualcosa che l'Italia deve digerire e che magari non ha voglia di digerire, si ritorna a parlare di spread. È una strana coincidenza, questo voglio dire. Certo, no, è diventata un'arma di ricatto per costringerci a fare determinate scelte. Perché questo? Perché da 30 anni a questa parte l'Italia ha scelto di prendere i soldi in prestito ai mercati finanziari per poter sostenere le sue finanze, e in questa maniera ovviamente si è legata alla possibilità che questi mercati finanziari non accettino determinate politiche perché sono contro i loro interessi. L'Italia purtroppo ha scelto da 30 anni a questa parte di fare questo tipo di politica. Nella realtà 30 anni fa il nostro debito pubblico era in mano soprattutto alle famiglie italiane. Certo. E le famiglie italiane non ricattano il governo ogni qualvolta il governo deve fare delle scelte a favore dei cittadini, anzi, ne sono ben contenti. Purtroppo c'è stata una scelta deliberata di trasferire tutto il nostro debito pubblico sui mercati finanziari, e questo ha comportato da una parte un arricchimento esponenziale di determinate istituzioni finanziarie nel nostro debito pubblico, ma anche e soprattutto la possibilità che questi ci possano ricattare tutte le volte che proviamo a fare delle manovre a favore dei cittadini e non a favore dei mercati finanziari. E questo è veramente una cosa che mette in dubbio addirittura la nostra democrazia, perché il governo non può mai fare una politica legata alla nostra Costituzione, nel rispetto della nostra Costituzione, ma deve sottostare alle regole dei mercati, come se essi si fossero sostituiti alla nostra Costituzione. Allora, io, se mi permetti, voglio fare un piccolo cappello storico, no, per cercare di partire da quello che hai appena detto tu, perché poi entreremo anche nella proposta alternativa di moneta positiva.
Quindi, guardando un pochino al passato, io mi rifaccio un po' le parole che niente po' di meno che D'Alema, credo che fosse ospite da Fazio o da qualche altra trasmissione importante, disse: guardate, vi racconto un po' come è andato con lo spread e come è andato con il MES nei confronti della Grecia. Cioè, fino ad un certo punto prestavano soldi i tedeschi principalmente, i francesi e anche in parte le banche italiane, i soldi alla Grecia, con una piccola differenza, che i soldi in Germania, visto che c'è questa differenza, no, di quotazioni, e non esistono gli eurobond, questo lo dobbiamo dire, poi spiegheremo cosa può servire gli eurobond secondo quella che è la vulgata, e io rappresento la vulgata, voi siete gli esperti, quindi se ho capito male poi mi correggete. In ogni caso, i tedeschi prendevano i soldi dal proprio popolo, li pagavano zero perché gli interessi pagati dalle banche ai suoi risparmiatori è molto basso. Poi, con questa storia dello spread, quindi con questa differenza di rischio che c'è nel prestare soldi ad altri paesi che stanno nella comunità europea, in questo caso era la Grecia, andavano a prestare soldi al 15% alla Grecia e ci guadagnavano un sacco di soldi. Ho detto una stupidaggine? Assolutamente è così, ecco. Verissimo. E allora, se uno la vede in questa maniera, sempre da un bambino che cade dalla luna e guarda questo meccanismo, allora uno dice e si chiede: ma allora questo meccanismo piace moltissimo ad alcuni che ci hanno guadagnato tantissimo nel tempo? Ma certo, ma il meccanismo dello spread serve appositamente a far arricchire delle persone, le persone che fanno investimenti, a scapito degli stati. Ecco. E poi è la cosa che nessuno si domanda mai: ma quando questi, i mercati finanziari comprano i titoli, li comprano con denaro che hanno già o con denaro che creano dal nulla? Perché questa è la vera domanda. Certo. Che mette in buca tutto quanto il meccanismo. Certo. Come questi titoli vengono utilizzati, depositati in banca a garanzia per creare scoperti bancari corrispondenti, in realtà vengono creati moneta elettronica bancaria proprio con i titoli stessi. E anzi, i titoli italiani sono tra più richiesti nei mercati finanziari. Appunto. Perché gli esperti sanno perfettamente che l'Italia è una nazione ricca, non è una nazione... Andiamo per gradi, perché quando lasciate Fabio Conditi, lasciate un cavallo impazzito e incomincia a correre tantissimo. Andiamo per gradi. Allora, una delle cose che certamente fanno parte di quelle anomalie, sempre il bambino che cade dalla luna, è vedere che, se è vero quello che ci hanno sempre raccontato, ogni qualvolta noi andiamo a porre dei titoli, cioè andiamo a chiedere dei prestiti al mercato, dovremmo far fatica a trovare gente che ci dà dei soldi. Invece, come si dice in termine tecnico, le aste vanno sempre corte, cioè l'offerta che noi facciamo è inferiore alla domanda. Dico una stupidaggine? No, è vero. I nostri titoli, l'ho già detto, sono i più richiesti al ecco. mondo. Allora, io non ho mai visto, scusami, però questa la dice sempre il bambino che cade dalla luna, non ho mai visto un, noi lo chiamiamo nelle Marche un buffarolo, ok? Quindi uno dedito a fare debiti, ok? Non ho mai visto correre la gente a prestargli i soldi. Se gli prestano i soldi non è più un debitore di quelli cronici, ma secondo me è una vacca da mungere, come diciamo dalle nostre parti. Certo, no, ma guarda, l'Italia deve smetterla di pensare che siamo una nazione povera. Noi siamo una delle nazioni più ricche al mondo. Io non dico solo per l'ambiente eccezionale in cui ci ritroviamo, che ci riconoscono tutti, non dico per il patrimonio artistico e culturale che abbiamo, ma no, il risparmio dei cittadini italiani è tra i più alti al mondo. Quindi questa favoletta di cui ci hanno convinto, che noi siamo una nazione povera e sciatta e che quindi siamo soggetta ai mercati finanziari, è proprio una falsità. Ecco, ti interrompo qui, rimanendo sempre nell'ambito del debito, perché poi parleremo di moneta positiva. Allora io mi chiedo, visto che è stimata grosso modo la ricchezza italiana sui 4.300-4.500 miliardi, se non sbaglio, poi mi dirai la cifra giusta tu, Fabio. 4.500 miliardi. Ecco, allora uno non potrebbe fare, visto che si dice che siamo entrati in guerra, quindi questa è un'economia di guerra, non si potrebbe fare come si faceva ai tempi della guerra, l'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto l'Italia, eccetera. Cioè fare dei titoli che hanno un rendimento alto da vendere solo agli italiani, padroni di quei 4.400 miliardi, non si potrebbe far così. È quello di fatti che proponiamo da tantissimo tempo. Sembra che il governo adesso si sia deciso a fare dei titoli specifici per le famiglie italiane. L'ho letto oggi, sembra una notizia abbastanza certa, insomma, che ci sia questa
diciamo, questa intenzione. Bene. E noi è da mesi, è da anni che diciamo questa cosa. Cioè, perché rivolgersi ai mercati finanziari che ti ricattano quando i cittadini italiani sarebbero ben contenti di prestare soldi allo Stato? Perché diciamo anche un'altra cosa, i cittadini che hanno dei soldi, dove li mettono? Se li mettono sul conto corrente sono a rischio per il bail-in. Certo. Se li mettono sui mercati finanziari hanno un capitale che rischiano, perché i mercati finanziari possono variare moltissimo in questi giorni, hanno perso tantissimo. Sì. Perché lo Stato, come prescrive la nostra Costituzione, l'articolo 47, non deve creare uno strumento di tutela e di garanzia per il risparmio dei cittadini? Questo esisteva fino a 30 anni fa. Certo, era il famoso voto. Non viene più fatto. Perché? Perché si cerca di fare più gli interessi dei mercati finanziari piuttosto che gli interessi dei propri cittadini. E infatti io porto una piccola testimonianza. Io, molto giovane, ho fatto un periodo il consulente finanziario, no? E qual era il nemico più grande che io avevo davanti a me ogni qualvolta bussavo a casa di qualcuno? Il bot, perché io portavo dei fondi che potevano essere obbligazionari, potevano essere azionari, ma il bot era il modo comune di investire i soldi, quello che l'italiano riteneva più sicuro e anche quello che riteneva più fruttuoso, no? Per cui era un grande concorrente. In quel momento io ragionavo da mercato finanziario, io ero il mercato finanziario, il bot non era molto simpatico, devo dire la verità. Perché era considerato dalle famiglie italiane il bene di rifugio per eccellenza, quello sicuro, stabile, certo, e tranquillo. Lo Stato ha scelto bene di evitare questo prodotto e di andare a collocare invece il proprio debito sui mercati finanziari, che ha un altro effetto negativo che la gente non considera. Se io stranieri e pago gli interessi a loro, questi soldi escono dall'Italia, certo, e se ne vanno a finire in altre nazioni. Quindi noi in questi anni abbiamo arricchito le altre nazioni, quando invece potevamo pagare questi interessi agli italiani e quindi arricchire la nostra nazione. Vero. Questo è veramente la cosa peggiore che è stata fatta. Ecco, poi tra parentesi, per quanto riguarda questo, lo ritrovate questo meccanismo non narrato in maniera positiva nell'ultimo libro del professor Ricolfi, che parla appunto di un'Italia che grazie a questo risparmio che ha accumulato soprattutto nel periodo d'oro dell'economia 50 e 60, poi ha vissuto spesso di rendita. Quindi lui dà una spiegazione di carattere sociologico, però adesso io non voglio entrare in questo. Allora, partiamo subito a fare un quadro dell'economia mondiale. Noi abbiamo già preparato una cosa su uno slide che ci ha dato Fabio Conditi, potremmo agevolare la prima slide con la prima spiegazione, se sei d'accordo, Fabio. Ok, perfetto. Allora, andiamo con parliamo di economia mondiale a questo punto. Attraverso un virus non particolarmente aggressivo ma assai contagioso, tutte le carenze e le debolezze di un sistema economico basato sul debito ed una globalizzazione senza regole. L'economia reale del mondo può essere rappresentata con il PIL annuo di tutte le nazioni, che ha raggiunto nel 2018 la cifra di 80.000 miliardi di dollari. Il problema è che l'insieme di tutte le nazioni, in pratica il pianeta Terra, ha un debito totale, cioè pubblico e privato, pari a 3 volte il PIL, 240.000 miliardi di dollari. Ma con chi è indebitata tutta la popolazione mondiale? Con i marziani? Il debito è in larga parte detenuto da una specie di marziani che sono i mercati finanziari, una entità soprannaturale che domina gli stati e le popolazioni, che guadagnano enormi cifre solo prestando soldi che creano dal nulla con un click del computer, chiedendo però fior di interessi. In questo modo i mercati finanziari hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 2 miliardi e 500 milioni di dollari, pari a 30 volte tutto il PIL mondiale. Quindi la crescita del debito pubblico e privato in tutte le nazioni del mondo è la naturale conseguenza del fatto che tutta la moneta che usiamo nasce a debito, creato dal nulla con i prestiti dal settore bancario, che in più chiede gli interessi. Allora, l'aumento delle speculazioni finanziarie e la riduzione della crescita nell'economia reale, unita all'aumento del debito totale, pubblico e privato, stanno producendo, come rimarcato anche dal Papa, un aumento esponenziale delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, generando crisi finanziarie continue che si ripercuotono su tutti. Se prendiamo i dati Oxfam del 2018, scopriamo che l'1% della popolazione mondiale possiede più del 50% di tutta la ricchezza che c'è al mondo,
mentre il 70% ne possiede solo il 2%. Siamo arrivati all'assurdità che la metà della popolazione mondiale più povera possiede la stessa ricchezza che hanno accumulato 26 multimiliardari. Allora, questo è un po' il quadro che è stato fatto, quindi c'è un quadro di sperequazione totale per quanto riguarda la finanza e la ricchezza nel mondo. Certo, possiamo magari sentire i miei, i miei colleghi, insomma, con cui queste cose poi abbiamo analizzato in questi anni. Galileo, che come possiamo commentare questa situazione? Abbiamo parlato tante volte. Questa è una situazione dove i ricchi diventano obbligatoriamente sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri, perché finché la moneta viene messa a debito non ci può essere soluzione. L'unica soluzione a tutto questo è che la moneta sia emessa direttamente dallo Stato senza debito. Punto. Ecco, e noi in questo caso, Galileo, siamo in una fase un po' particolare dove abbiamo uno Stato che ha dato in parte la sua sovranità ad un ente più grande che non assomiglia ad uno Stato ancora, no? Sto parlando dell'Europa. Non ragiona da Stato. Non ha concesso la sovranità sulla moneta. Sì. La sovranità monetaria, la sovranità di emettere moneta, la sovranità monetaria è ancora in capo allo Stato italiano. Sì, formalmente lo è. Certo, formalmente lo è, però da quello che sentiamo dire tutti i giorni. Sì, d'accordo, però da quello praticamente d'accordo, però da quello che sentiamo dire tutti i giorni, poi alla fine le politiche monetarie le fa l'Europa, perché quello ha concesso l'Italia all'Europa. Ma allora, se vogliamo fare un calcolo, un discorso dal punto di vista prettamente statistico, dobbiamo dire che le politiche monetarie, lo Stato italiano gestisce qualcosa come lo 0,3-0,4%, che sono le monete metalliche. Sì. La BCE gestisce qualcosa circa sul 7%, che sono le banconote, gli euro. Mm-hmm. Tutto il resto, il 93%, è gestito direttamente dalle banche private. Quindi la politica monetaria è gestita da dei privati. Ecco. È ancora peggio, devo dire. Quindi se io raccontassi questa cosa, Galileo, visto che posso darti del tuo o ci diamo del lei? Direi del voi, vado. Va bene, se mi concedi, visto che c'hai la barba bianca, dovresti essere più anziano di me, devi decidere tu, ti do del tuo o del voi. Va bene. Allora, ti do del tu. Allora, a questo punto, se io dovessi andare a raccontare a qualcuno che con il fucile ha liberato l'Italia, che adesso lo Stato viene regolato dai mercati finanziari e dalle banche straniere, cioè da persone che forse sono più interessati alle proprie tasche che al motivo etico e morale che ha fatto perdere la vita a tanti per farci avere una democrazia e una repubblica, beh, non credo che sarebbero molto contenti però, da un punto di vista storico. Allora, se dobbiamo prendere quello che è andato in giro col fucile nel tra 43 e 45, dovremmo anche dirgli alcune altre cose. Ecco, allora diciamogli, no? Perché forse molti in tanti non le sanno queste cose qui. Dovremmo dirgli ad esempio che nella Costituzione esistono il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, ma non esiste il potere monetario. La Costituzione si è scordata questo particolare, ha lasciato questo potere importantissimo nelle mani di nessuno, ecco. Quindi qualcuno se ne è impossessato. Io mi fermo un attimo qua, perché questo attualmente è quello che il popolo crede, cioè ancora crede che ha un euro, c'è un euro d'oro, capisci? Adesso la faccio molto semplice. Il successivo passaggio che stai per raccontarci non lo conosce. Raccontiamolo. Allora, assolutamente no, non è assolutamente vero. Allora, per chi ha la barba bianca, diciamo, comunque qualche pelo bianco, si ricorderà che all'inizio degli anni 70 ci fu un problema con i petrol dollari, con una cosa e quell'altra, ci fu un momentino di crisi. Bene, quello fu risolto dal presidente americano Nixon, che autonomamente, senza dire beo e bau a nessuno, disse il 15 agosto del 71 che da quel giorno non ci sarebbe più stato il cambio fisso del dollaro con l'oro. In altre parole, svincolava il dollaro dall'oro. Con questa operazione, che era la base degli accordi di Bretton Woods del 44, praticamente tutte le altre monete si sono trovate automaticamente svincolate dal rapporto con l'oro. Quindi è dal 15 agosto del 71 che non esiste più per nessuno il legame oro-moneta. E questo è un passaggio molto importante. Questo, Galileo, è un passaggio molto importante, no? Giusto? Molto importante.
Perché io potrei emettere tanti pezzi di carta che si chiamano banconote, fino al 70 le potevo emettere solo in relazione a l'oro che avevo dentro la cassaforte. Poi è stato dato via libera a tutti, io potevo essere lo Stato, usavo anche i soldi del Monopoli, andava bene lo stesso perché lo dicevo io, giusto? Certo, ecco. Certo. Ora, succede che, visto che non succedeva niente, che il mondo continuava come niente fosse, nel 76 i grandi capi delle banche internazionali si sono trovati in Giamaica e hanno fatto gli accordi di Giamaica. Praticamente hanno detto, visto che tutti continuano a credere che le monete siano come una volta, nessuno, e continuiamo così. E da allora il mondo va avanti in questo modo. Ecco. È un passaggio, se posso intromettermi, che le monete sono svincolate dallo Stato. Ragione ha la banca di moltiplicare una moneta che non è più legata all'oro? Questa è la domanda che dovremmo farci. Magari Giovanni, tu cosa ne pensi su questo? Beh, alla fine bisogna legarla a qualcosa. Noi abbiamo detto alla fine va legata al lavoro, cioè se tu continui a crearla, ad emetterla e a riversarla su dei mercati finanziari, ovviamente crei delle bolle, delle instabilità che non riesci a risolvere in nessuna maniera. L'unica cosa, di una cosa che non è più legata a nulla, è il legarla al lavoro dell'uomo. Quindi se tu riesci a emetterla dal punto di vista statale, e questo significa toglierla dalla funzione di debito, ma soprattutto riesce a metterla spendendo per opere pubbliche, eccetera, l'aristocrazia. Questo è quel qualcosa che le dà di nuovo valore, che l'aggancia a qualcosa di reale. Ricordiamoci appunto, sì, il passaggio del 71 è decisivo perché appunto svincola da qualunque cosa, la moneta è puro simbolo da quel momento, l'importante è che la gente rimanga nell'ignoranza assoluta di non saperlo, che è puro simbolo, quindi tranquillamente rimaniamo con le tasche piene di bugie, come dico spesso, cioè la banconota continua a avere quel pagabile a vista al portatore fino all'euro, frase che non vuol dire più nulla. Perché io posso cambiare lire carta con dollari carta, ma non c'è un pagabile finale. Quindi ricordiamo, il primo passaggio è stato quello dello svincolare dall'oro. C'è da noi il secondo passaggio decisivo, che è quello dell'81, di svincolare il tesoro dalla sua banca centrale. Cioè, perché fino a quel momento l'elemento di stabilizzazione era che se tu piazzavi del debito e non riuscivi a piazzarlo tutto in un'asta, la tua banca comprava il tuo debito e poteva farlo tranquillamente, appunto perché non era legato a nulla. Per nulla. Rompendo questo vincolo è chiaro che il debito consegnato ai mercati esplode perché non ci sono vincoli, perché non c'è nulla a cui deve essere agganciato.
Ecco, io la domanda la faccio proprio a te, perché a questo punto c'è da chiedersi qualcosa anche da un punto di vista etico, no? Perché è giusto farsi la domanda in questa direzione. Cioè, uno Stato deve essere assolutamente fondato sul bene dei suoi cittadini, quello è il suo fine, se non sbaglio, non ce ne dovrebbe essere un altro, no? Non è affidare il bene dei propri cittadini ai banchieri, che per definizione si fanno gli affari propri. Perché è accaduto questo passaggio? Perché è stata data questa sovranità ai banchieri? Ma io credo i passaggi, leggendo un articolo di Andreatta, che fu uno dei corresponsabili della separazione tesoro, quindi Andreatta e Ciampi sono stati i due che dal punto di vista esteriore, diciamo, ovviamente dietro avevano altri personaggi che hanno effettuato la separazione. Andreatta nel 91, quindi nel decennale di questo atto che io definisco sciagurato, ne rivendicava ancora la bontà perché disse questo ci teneva legati all'Europa. E questo è impressionante in qualche maniera. Cioè, di fatto sono stati atti preparatori a quello che poi sarebbe diventato l'euro, di fatto. Il togliere, il liberare. E buttare il nostro debito sul mercato serviva principalmente a prepararci a quello che sarebbe stato poi l'euro. Che ricordiamo, essendo non una moneta unica, ma una serie di monete con cambio fisso, è il paradiso, di chi vive di rendita. Perché se prima investivo in Grecia, c'era sempre il dubbio che la Grecia svalutasse e quindi il capitale che io avevo investito non sarebbe stato lo stesso alla fine. Quando tutto è euro, io mi piazzo dove c'è il rendimento maggiore, so che il mio capitale non cambierà. Euro in Grecia, euro in Germania. Là ci sono i tassi alti, io bevo dai tassi e rovino la Grecia, ma questo non ha nessuna importanza per chi incassa, ovviamente, è importante per Allora, il popolo. se io voglio fare una domanda, no? Poniamo che la lettura non deve essere negativa, no? Poniamo che non fosse in malafede Andreatta quando ha preparato questo passaggio. Quale può essere stato allora, secondo lui, il punto di vista positivo per il popolo italiano, per il cittadino italiano? Facciamo Le sue un'ipotesi. parole sono che di fatto lo Stato italiano spendeva troppo, se ti affidavo ai mercati ti costringevo ogni volta che emettevi a ragionare e quindi a contenere le tue spese. La realtà non è stata questa. La realtà è che noi avevamo un debito che veniva definito spaventoso, ma che era il 56% del PIL, quindi sarebbe stato dentro ai parametri attuali europei, e ce lo siamo portati al 100% nel giro di 10 anni esclusivamente per questo passaggio ai mercati. Appunto. Per nessuno. Quindi il ragionamento era erroneo, se anche era in buona fede ha sbagliato, però 10 anni dopo, quando nell'articolo di commemorazione ne rivendica la bontà, allora non sono più tranquillo che sulla buona fede. Io ho criticato anche in morte il presidente Ciampi, ho scritto proprio un articolo esplicito, cioè nell'elogio globale ricordatevi che questi sono i passaggi di Ciampi e in alcuni in abbinata ad Andreatta. Quindi io da cattolico vi faccio dire una messa di suffragio perché non avete diritto di replica, però la critica è netta, cioè è Certo. stato un errore e 10 anni dopo quell'errore lo dovevi criticare, dovevi fare autocritica, non incensazione di un atto che è stato oggettivamente negativo. Ecco, allora, adesso da storico, ti pongo sempre al centro dell'attenzione, da storico, che cosa è accaduto con questo passaggio? Prima avevamo un debito pubblico che era il 56% del PIL. Ora abbiamo un debito pubblico che è partito prima del coronavirus al 134%, ritiene che si arriverà al 150% ed oltre. Che cosa è accaduto in questo passaggio che doveva portarci ad avere più ricchezza? Perché io ricordo ancora una volta, in quel periodo facevo il consulente finanziario, parliamo dell'87, andavo in giro raccontando che presto saremmo arrivati nel nuovo Valhalla, no? Nel nuovo paradiso, sarebbero stati tutti ricchi, si sarebbe creato il mercato più grande del mondo, saremmo diventati grandi ancora di più degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che sia accaduto tirando una riga tutto il contrario, o mi sbaglio, storico? Storico quale dei due? Sto Prova parlando tu, Galileo, dai. Galileo.
Allora, beh, succede una cosa molto semplice, succede che gli anni 80 sono gli anni in cui comincia la finanza, in cui comincia lo yuppie, sì, in cui a quanto pare c'è qui qualche un esponente, ecco, cioè il momento dello yuppismo, si comincia a investire in borsa, cosa che poi negli anni 90 sarà il gioco di tutti, negli anni 90 ci saranno i bot people proprio. Sì. Poi, perché poi c'è un altro passaggio, quindi noi abbiamo questo, diciamo dall'81 al 92 abbiamo questo grosso aumento del debito pubblico. Perché? Perché si vanno a prendere i soldi sul mercato, sui mercati internazionali. Poi nel 92 comincia la debacle proprio dell'Italia, si cominciano le svendite di tutto quello che è il patrimonio italiano, si cominciano le svendite delle banche di Stato, delle società di Stato. La gente investe nella finanza convinta che quello sia altro che Valhalla, sia molto di più del Valhalla. Finché qualcuno a un certo punto si sveglia e scoppia il palloncino. Ecco, ma Galileo, io vorrei cercare di capire, tuttora nelle trasmissioni del mainstream, le classiche trasmissioni, talk show in cui si parla di economia e di finanza, si ritorna sempre a dire sì, ma voi non vi rendete conto che se non ci fosse stato l'euro non avete idea nemmeno che cosa sarebbe accaduto in Italia, no? E cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato l'euro? Sempre Galileo la domanda. Secondo me niente di particolarmente catastrofico, voglio dire, in questo momento. Dipende sempre però da come erano le strutture italiane. Perché facciamo un passo indietro allora. Perché nel 71, oltre alla famosa comunicazione di Nixon del 15 agosto, sempre nel 71 si riunisce un gruppo di persone che fino a quel momento stava subendo quella che erano le pressioni sociali e politiche del mondo dell'epoca. Mi riferisco ai grossi finanzieri e banchieri americani. Sì. Questi vanno da un signore che era un avvocato della Camera di Commercio di New York, che si chiama Lewis, e gli dicono: come si può fare a fermare il mondo e farlo tornare come era prima? Il problema, tanto per sintetizzare, era che nel 69 il 70% degli studenti americani dei campus, quindi delle università americane, sì, voleva che lo Stato entrasse nelle società private, cioè che le società private fossero nazionalizzate. Questo ovviamente per i proprietari delle grosse aziende era un pericolo enorme. Certo. E quindi vogliono fare un passo indietro. C'erano state le rotte sociali, sindacali, si era arrivato alla riduzione dell'orario di lavoro, c'erano state, diciamo, una serie di conquiste sociali anche negli Stati Uniti. Che venivano visti dagli americani, che venivano dal marcatismo, come l'arrivo dei comunisti praticamente, quindi assolutamente come il rosso per il toro, no? Giusto? Esattamente. Allora che cosa fanno questi? Questi fondano un'associazione che si chiama Trilaterale, perché aveva tre basi, uno Stati Uniti, Europa e Giappone. Sì. Si prendono tre professori universitari, uno degli Stati Uniti, uno dell'Europa francese e l'altro giapponese. Questi scrivono un libro che si chiama La fine della democrazia. E questo libro è la Bibbia e prevede tutto quello che in effetti poi è successo nell'Europa e nel mondo nei 20 anni, 30 anni successivi. Quindi se c'è qualcuno che vuole appurare 76, sì, con la prefazione di Gianni Agnelli. Bene. Galileo, scusami, se c'è qualcuno che vuole appurare questa fonte può andarsi ad acquistare il libro e verificare da solo, no? Certamente si trova anche su internet dei pezzi, almeno in inglese si trova. Bene. Comunque si trova anche nelle biblioteche dei vari comuni questo libro. Sì. E quindi noi siamo arrivati. È edito dalla commissione trilaterale. Bene. Quindi è accaduto la teoria di quello che è accaduto, giusto? Sì, esatto. E che cosa prevedeva questo libro? Cosa prevedeva? Cosa bisognava fare per cambiare il mondo? Semplicemente che, allora, è chiaro che io vengo da sociologia e scienze politiche, per cui ho un approccio non monetaristico, non strettamente monetaristico. Questo prevedeva una cosa molto semplice, che la democrazia, il principio della democrazia, è senz'altro un principio di sinistra, un principio popolare, diciamo, sì, perché sono molte più le persone del popolo che le persone ricche. E quindi la democrazia usata in pieno è un'arma, diciamo, popolare. Sì. Questo studio prevedeva di mantenere la democrazia, ma di svuotarla.
cioè svuotare la democrazia dall'interno. I partiti sono stati infiltrati di persone che hanno svuotato i partiti dall'interno. Non so se ci avete fatto caso, ma non ci sono più, non si va più a votare chi vuole essere eletto, cioè chi noi decidiamo di eleggere, ma chi viene scelto dalle segreterie dei partiti. Questo perché... è vero, sì. Tanto per dirne una, no? Cioè, tutte le decisioni vengono prese in qualche posto e al popolo pian piano viene demandato solamente di dire sì o no, fra due scelte. Ma non si permette al popolo di scegliere veramente le cose. Ecco, questa perché viene fatta questa scelta? Perché si era visto che, ad esempio, un colpo di Stato, c'era appena stato il colpo di Stato in Cile, no? Un colpo di Stato è una cosa che non è bella vedersi. La gente è disgustata dei colpi di Stato, è disgustata dei morti per le strade e quindi si è rivolta contro chi fa i colpi di Stato, almeno inconsciamente c'è questa rivolta. Sì. Mentre svuotare la democrazia dall'interno è un'operazione che si può fare, che nessuno vede e così comunque si acquisisce il potere senza che nessuno se ne accorga. Ok, io mi fermerei qui perché ovviamente... Europa, euro, eccetera, eccetera. Certo, certo, poi ci ritorneremo, poi ritorneremo su questo aspetto. L'affermazione è senz'altro giusta. Noi abbiamo una vaga idea del fatto che le merci costino meno di più, ma confrontandolo con che cosa non lo si sa, insomma. Chiaramente non ci sono dubbi che le divisioni tra ricchi e poveri sono cresciute e sono cresciute attraverso gli interessi passivi che per altri sono interessi attivi. Su questo non ci sono dubbi. C'è una specie di idrovora rovesciata, cioè l'idrovora dovrebbe essere quella che cava l'acqua stagnante per ributtarla in circolo. L'idrovora rovesciata della finanza invece cava acqua dall'economia reale e la butta in questo stagno autoalimentato. Cioè, quando si dice che si allarga la forbice tra ricchi e poveri, non è che il ricco è lì che pensa cosa deve fare, è il meccanismo monetario stesso che gli porta soldi continuamente, senza interruzione, qualunque cosa egli faccia. Io vorrei fare una cosa. È Giovanni... paradossale che Pio XI la descrivesse nel 1931, quindi c'è da chiedersi cosa è successo dopo. Cioè, ecco, Giovanni, io di fatto ci sono stati 40 anni in cui il neoliberismo, il liberismo di prima e il neoliberismo che conosciamo adesso, erano stati messi tra parentesi, prima dall'azione di Mussolini, poi dalla guerra mondiale e poi dalla fase democristiana di centrosinistra in Italia. Certo. Quindi direi è stata una parentesi, ritengo una parentesi felice, e da lì in poi si è tornato a un liberismo nuovo, enfatizzato dal fatto che l'informatica lo aiutava a creare il denaro con un click invece di doverlo creare in maniera più complicata. Ecco Giovanni, io vorrei farti questa domanda, ti vorrei chiedere, tutte le volte che noi parliamo di mercati, no? Mercati è un termine così, se vogliamo, aleatorio, impalpabile, no? Mi piacerebbe metterci delle persone dietro questi mercati. Chi sono questi mercati di cui sentono parlare tutti i giorni i cittadini alla radio, in televisione? Chi sono? Ma sono di fatto, quando abbiamo detto che alcune persone detengono la metà della ricchezza mondiale, sono quelli. È chiaro che nei mercati ci siamo anche noi in qualche maniera, qualcosina può darsi che ce l'abbiamo anche noi. Ma il dire in questa maniera che è di tipo qualitativo, che ci siamo un po' tutti nei mercati, no, un momento, guardiamolo dal punto di vista quantitativo. Sì. Noi non possiamo vivere senza lavorare, c'è gente invece che può tranquillamente vivere senza lavorare. Il punto di discrimine è questo. Nel momento in cui il tuo capitale ha raggiunto un livello tale per cui gli interessi attivi che beve sono sufficienti a darti una rendita perpetua, tu sei passato dall'altra parte, cioè ti interessa il capitale, non ti interessa più il lavoro da quel certo, momento. Certo. Ti interessa quindi che i cambi siano fissi, che il lavoro della gente costi poco, ti interessa che l'inflazione non ci sia, quindi le cose che aiuterebbero l'economia a te non interessano, perché tu vuoi solo tutelare il capitale, perché il capitale ti fa da idrovora per il tuo reddito, da non lavoro. E sono quindi, pochissimi, nel mondo sono pochissimi. Bocconi,
Come? E nel mondo, dico, sono pochissimi questi. Gli altri prendono le briciole, credono di prendere un sacco di ricchezza, ma prendono le briciole. Chi prende la vera torta sì, importante sono quelli, sono pochi. Le briciole pochi. Ridicole, perché io mi sono sposato nell'80 sì. E sono cascato anch'io nella trappola dei fondi, eccetera, che dovevano rendere, eccetera. C'era quella che chiamavo la mia tata, cioè quella che mi teneva da piccolo, che comprava esclusivamente dei buoni postali. Sì. Fatti due conti, dopo un po', ho detto, perbacco, io ho trafficato, pensato, accettato, provato e mi ritrovo col capitale peggiorato rispetto alla mia tata che semplicemente andava alle poste e prendeva un buono ogni volta che avevo un po' di soldi. Ecco. La faccenda è così, cioè i piccoli dai mercati vengono massacrati, i grandi bevono e le piccole sicurezze di chi lavora sono quelle, cioè i titoli di Stato di fatto, non fai economia. Certo. Va bene, allora ritorniamo a Fabio Conditi che in questo momento ci ha solo ascoltato. Fabio, allora, vediamo. Ascolto molto i miei collaboratori perché ho sempre da imparare da loro. Volevo sottolineare questo aspetto che era stato detto con le slide, ma vale la pena di sottolinearlo. La metà della popolazione mondiale più povera, stiamo parlando di 3 miliardi e 800 sì. milioni di persone, hanno la stessa ricchezza di soli 26 multimiliardari. Ecco. Questo ti dà la netta sensazione che la disuguaglianza è arrivata a un livello insostenibile. Se 3 miliardi e 800 milioni di persone hanno la stessa ricchezza di soli 26 persone, c'è qualcosa che non va. Ecco, ma io allora ti faccio la domanda della persona molto pratica, ritorno a dire il bambino che cade giù dalla luna, quindi non sa nulla. Ma ci sono delle organizzazioni che sono state create per il bene dei popoli mondiali? Queste non fanno nulla? No. Cioè, diciamo che le organizzazioni che sono state create spesso agiscono per tutelare questi interessi. Pensiamo a quelli che sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. Cioè, spesso agiscono a indebitare gli stati e a rendere le popolazioni ancora più povere. Quindi il problema purtroppo è un problema endemico. E le perché diceva qualcuno, se io sono dalla parte delle persone estremamente ricche, quelle che Giovanni diceva che guadagnano solo con i capitali e con la rendita del capitale, sì. Perché non dovrei investire una piccola percentuale del mio capitale per pagare politici e pagare tutte le persone che prendono le decisioni in modo tale che le decisioni vengano prese in funzione della tutela dei miei interessi. In fondo si tratta di investire una piccolissima parte del proprio capitale e frutta molto di più perché quelle scelte politiche determinano dei guadagni ancora più grandi. E tu sai, ti interrompo, che visto che sei marchigiano come me, sai che c'era un famoso marchigiano che era uso dire io uso i partiti come i taxi, devo arrivare da qualche parte, li pago e ci arrivo, giusto? Bravo, bravo, esatto. È così. Esatto. Esatto. Questa era una frase che diceva Enrico Mattei, tanto per sì. mettere i puntini sulle i. E quindi dici che non è cambiato nulla da questo? No. Guarda, però quando si dice stata... così, Fabio, si passa da complottisti. Perché si passa da complottisti? No, ma non è un complotto. Cioè, semplicemente si tratta di interessi. Cioè, vogliamo essere molto semplici. Sì. Cioè, chi ha molti soldi pensa a come fare per mantenere questo privilegio. Parliamoci chiari. Cioè, certo. Non è che sia una cosa, è una cosa anche umana. Se io ho tanti soldi, devo ingegnarmi per cercare di capire come fare per mantenere questi soldi e avere una rendita sempre più grande. Quindi la cosa diventa molto semplice, investire una parte di questo capitale per far prendere delle decisioni che vadano a favore dei miei interessi è una cosa abbastanza umana. Non umana, diciamo che è semplice da fare. Il problema qual è? È che la popolazione che non è consapevole di questo si comporta in una maniera che agevola questi comportamenti, perché non sapendo che ci sono e non sapendo chi sta agendo in questa maniera, fa in modo che queste cose possano avvenire senza che vengano rilevate, punite e quindi diciamo analizzate. Questo è il vero problema. Il controllo della democrazia deve avvenire quando il popolo è consapevole. E l'operazione di cui parlava Galileo prima, se Galileo prova a spiegare
Che cosa hanno chiesto al memorandum Powell e che cosa aveva individuato? La prima azione è quella di influenzare la cultura, le università, perché certamente lì sapevano che si forma il pensiero delle nuove generazioni. È certamente così, Galileo? Certamente. La cultura, l'università, mettere dei veto, ad esempio, alle case editrici. Se qualcheduno vuole pubblicare un libro che porta avanti delle tesi contrarie a quello che decideva la trilaterale, le banche chiudevano i conti con i rapporti economici con la casa editrice, che quindi, se voleva pubblicare il libro, praticamente era costretta a chiudere. Quindi era una censura morbida, chiamiamola così, una censura morbida, non sì, autoritaria, ma una censura morbida. Sì, esatto. No? Ecco. Ma c'è anche una censura, sì, non una censura, faccio ma un'influenza attiva. Sì. Cioè, i professori universitari, esatto, dovevano raccontare una storia diversa da quella che era reale, e quindi quelli che facevano carriera nelle università erano quelli che erano allineati col pensiero unico, e quelli invece che la pensavano diversamente non facevano carriera. Beh, quindi hanno praticamente inquinato i pozzi, diciamo così, si dice in questa maniera, no? Sì, diciamo così, sì. Io ho lavorato per, visto che tu sei marchigiano, sì, io ho lavorato per alcuni anni a Fano, anche con l'Università di Urbino, ho scoperto che all'Università di Urbino, quando lavoravo io, erano 15 anni che non c'era nessun libro di economia che usasse la parola, dove ci fosse la parola signoraggio, ad esempio. Ecco. Cioè, la produzione di moneta era completamente esclusa da qualsiasi test di economia. Quindi, come sappiamo, la moneta in economia non serve assolutamente a niente, vero? Vabbè, però in ogni caso questo è quello che noi abbiamo davanti. A questo punto uno si chiede, Fabio, ma come se ne esce? Perché poi fondamentalmente adesso noi stiamo ridendo sopra una situazione che in questo momento sta diventando ancora più grave, perché il Covid-19, secondo me, quindi vado subito all'attualità, sta creando degli enormi problemi al piccolo cittadino, al piccolo imprenditore, al medio imprenditore, sono tutti coloro che fino a poco tempo fa avevano fatto la ricchezza dell'Italia, no? Non sono stati mai grandi industriali a fare ricca l'Italia, è sempre stata quella classe di piccoli, medi imprenditori che hanno sempre fatto economia reale, quindi con il sudore della propria fronte hanno creato tutto quello che avevano, soprattutto poi in un periodo d'oro, come ho detto prima, dove l'economia italiana viaggiava veramente fortissimo, no? E quindi hanno creato le basi per avere ancora quel grande credito, quel tesoretto che ci siamo messi da una parte, no? Allora, come se ne esce adesso? Perché adesso stiamo veramente entrando in un tunnel molto molto difficile, ancora più pesante. Guarda, bisognerebbe che applicassimo il memorandum Powell di cui parlava Galileo al contrario. Al contrario. Bisogna che, se loro hanno fatto di tutto per cancellare la moneta dai testi universitari, noi dobbiamo far di tutto per rimettere la moneta nei testi universitari. Quindi, certo, ben vengano anche trasmissioni come la tua, come questa, in cui finalmente si parla di moneta e parliamo anche di come si crea la moneta, perché la cosa più assurda dei tuoi colleghi giornalisti, Luigi, sì, è che nelle trasmissioni, quando si parla di crisi, nessuno parla mai di chi crea il denaro. Allora, e neanche dicono che che si può creare il denaro. Ecco, allora facciamo una cosa, visto che abbiamo Giovanni che ci può fare un po' la storia di come nasce la moneta, come si crea, dove siamo arrivati, come siamo partiti, facciamo un piccolo riassunto, Giovanni, se possibile. Da dove? Dall'antichità, andiamo? Ma no, sì, io parto sempre da Aristotele. Aristotele, perché mi Vai. Sembra il... Facciamo un viaggio da Aristotele fino alla contemporaneità. La veloce. No, Aristotele perché? Perché quando parla del nomisma, cioè di un qualcosa che deve essere definito per legge, e lo dice, e parla di questa unità di misura per gli scambi, definita per legge, anche se aveva davanti le monete fisiche, significa che uno che faceva dell'astrazione veramente ad alti livelli. Sì. Quindi noi l'unico momento in cui sentiamo che la moneta deve essere definita dagli stati è Aristotele, di fatto. Perché da lì in poi i pezzi sì venivano coniati dal signore del luogo, ma nessuno aveva comunque fatto un'elaborazione di che cosa la moneta fosse, come andava emessa, eccetera.
quando si arriva alla fase bancaria, quindi diciamo 1300... Aspetta, Giovanni, un attimo ti fermo, no? Perché sì. Io in questi giorni, sai, in questi giorni di coronavirus uno sta a casa, si guarda le serie televisive, no? Io mi sto guardando la storia di Roma, proprio sono partito da molto lontano. Però non ti faccio a caso questa domanda, perché in fondo allora la ricchezza era determinata, no? Da questo oro, da questo argento che girava. Io se non avevo l'oro in mano, dovevo andarlo a prendere da qualche parte, no? Quindi, se non sbaglio, l'impero romano era uno stato predatorio proprio per questa ragione. Aveva bisogno di prendere le ricchezze da qualcuno. Sì, ma era un predatorio particolare, perché ai Musei Capitolini c'è un bassorilievo dell'imperatore che distribuisce ai poveri i proventi degli interessi percepiti dallo Stato prestando la moneta a chi ne aveva bisogno. Quindi è il ribaltamento esatto della situazione attuale. Adesso noi togliamo denaro dai poveri per pagare gli interessi a chi ci fornisce moneta. Là invece la moneta la produceva lo Stato, la poteva prestare all'operatore economico e con gli interessi presi poteva sovvenzionare il povero. Quindi c'è stato un cambiamento notevole da loro, anche se l'impero romano non aveva capito ancora l'essenza della moneta. Ripeto, non è Aristotele, erano dei praticoni in gamba, diciamo. Bene, però in ogni caso la ricchezza era solida, non era ipotetica, era solida, era legata a quel pezzo di metallo. Sì, ma se avessero capito meglio, non era neanche necessario che fosse un metallo prezioso, l'importante è che la coniazione fosse non falsificabile, ma diciamo che comunque lì era legata al pezzo. Pezzo di metallo. Quindi il momento in cui si cominciano a confondere le idee è nel momento bancario, ecco, del 1300. Arriviamo lì. Cioè nel momento in cui io deposito dell'oro a Firenze, voglio andare a Lione e ci voglio andare in sicurezza, deposito, mi faccio dare una lettera di cambio da un banchiere di Firenze e a Lione la cambierò in oro da un altro banchiere. Dopodiché i banchieri compenseranno tra loro. Certo. Ovviamente a pagamento la facendo, ma pago la sicurezza. In quel momento però c'è l'oro depositato e il pezzo di carta in mano. Quando cominciano i mercanti a pagarsi con i pezzi di carta senza più andare nemmeno a fare il cambio lo farà l'ultimo della catena, da quel momento gira della moneta bancaria di fatto, cioè ecco, sia l'oro sia la carta. Quindi Giovanni accade in questa maniera: io ho paura di partire da Firenze e arrivare a Londra con la sacca di soldi perché so che mi fermeranno per strada i briganti, mi danno le bastonate e mi portano via la mia ricchezza. Allora vado da un tizio che è molto conosciuto ormai in tutto il mondo e gli dico: guarda, io ti lascio qui il mio oro, dammi un pezzo di carta, tu sei talmente conosciuto che se io vado a Londra con il tuo pezzo di carta il banchiere là mi darà dei soldi, giusto? Sì, è questo. Il giro è questo. Il giro è questo. La tentazione successiva, che si realizzerà dopo poco, nei prestiti. Perché ti devo prestare dell'oro che poi tu mi ridepositerai per avere una lettera di cambio? Io ti presto direttamente una lettera di cambio. Ecco. Ti presto la cambiale di me stesso, e quello è il passaggio chiave che fa sì che la carta diventi qualcosa che nasce da solo su supporto dell'oro, ma oro che nemmeno vedo. Sì, perché quel pezzo di carta è di una persona di cui io mi fido, a quel punto il mercato si accontenta, quando io andrò in giro, di quel pezzo di carta. Di chi è quel pezzo di carta? Ah, di Tizio. Beh, allora se è di Tizio lo prendo. Mi sta bene prenderlo anche se non prendo i soldi, perché in ogni caso è un pezzo di carta firmato da Tizio che ha del valore. Vado a comprarmi della cosa, io non tiro fuori i soldi, do il pezzo di carta, quindi cedo il mio credito ad un altro, lui lo accetta perché quel pezzo di carta è importante. Fondamentalmente nasce così la moneta. La banconota. Questo è l'innesco iniziale. È chiaro che se gli stati in quel momento avessero ragionato su questo concetto, si poteva arrivare appunto che anche gli stati allora potevano, tra virgolette, prestare le cambiali di se stessi. Certo. Se lo potevano fare i privati. Invece ancora non l'avevano capito, perché se non ricordo male qualcuno, si parla di coloro che difendevano il Sacro Graal, erano diventati così forti finanziariamente che qualcuno, per mettere a posto i propri debiti, fece una grande strage. Sì, senz'altro, però
non lo metterei nella storia monetaria. Ecco, però Galileo, è accaduto questo o mi sbaglio? Se come? Vuoi te la racconta Galileo precisa, perché è una storia interessante, carina, ma è lunga, ci facciamo una trasmissione. Con no, vabbè, cerchiamo di accorciarla, però almeno raccontiamone, a sommi capi, qualche tratto. Ma se state parlando dei Templari, suppongo. Certo, sì. Allora, stiamo parlando dei cavalieri dell'ordine dei poveri di Cristo, e questi qui che cosa fanno? Questi scoprono che si poteva fare i prestiti prendendo degli interessi, si poteva prestare la moneta. E così i Templari che cosa fanno? Si mettono a prestare la moneta in giro per l'Europa. E a quanto prestavano la moneta? La prestavano a quella, una piccola percentuale che andava dal 40 al 60% anno. Però. Questo è il livello. È chiaro che in questo modo i Templari fanno presto a diventare ricchetti, giusto? Certo. Poi succede che i Templari prestano soldi a questo e a quell'altro e prestano soldi anche a Filippo il Bello. E Filippo il Bello si trova a un certo punto che è in condizioni più o meno come l'Italia di adesso, perché gli serve il bilancio di più di un anno per ripagare i debiti. E allora che cosa fa? Decide di eliminare i Templari. Ecco. E in una notte, dall'assalto al Tempio di Parigi, fa un po' di prigionieri un po' di Templari, questi comunque se la scappano, quasi tutti scappano, scappano e si rifugiano, chi scappa in nave se ne va nelle Americhe, altri se ne vanno in Portogallo, altre se ne vanno a Malta o da altre parti, e poi rinascono con un nuovo nome, perché pochi anni dopo nascono come l'Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, senza la parola templare del Tempio, e basta, questi continueranno a lavorare indisturbati. I Templari non vengono in effetti eliminati, vengono cacciati dalla Francia. Ecco. Filippo il Bello in questo modo non paga i suoi debiti, il Papa, che era un po' uno che cercava di barcamenarsela come poteva, non scioglie l'ordine, lo sospende solamente, e così i Templari hanno continuato a esistere. Cioè l'ultimo, da quello che mi risulta, l'ultimo Templare a Bologna, perché io abito a Bologna adesso, sì. Bologna era una capitale dei Templari, Bologna era la capitale dei Templari dell'Italia, non era Roma. Ecco, e Strada Maggiore a Bologna era una strada Templare, c'è ancora la chiesa dei Templari con il giardino, eccetera, eccetera. E quindi l'ultimo Templare bolognese, da quello mi risulta, è stato ucciso nel 44. Ecco. Quindi è un ordine che Luigi, è continuato sì. anche dopo. Luigi, però ti è sfuggito un dettaglio, che però anche qui aprirebbe un campo, che lui ha detto che i Templari del 1100 scapparono nelle Americhe, sì. che non erano ancora state scoperte. Ma qui apriamo tutto un altro capitolo sul quale passiamo delle serate a discutere con Galileo, perché sa cose che normalmente nei libri di storia non vengono scritte. Che ecco. Le Americhe erano ben conosciute molto prima di Cristoforo Colombo. Addirittura, questa è la sua... Molto prima. La sua adesso, allora, questa mi lascia... Però qui apriamo, qui ci facciamo due o tre trasmissioni su questo. Ecco, vabbè, le faremo perché sono curioso, io ho la sua stessa formazione sociologica, per cui a me interessa comunque sapere. Sì, ad ascoltare Galileo si può stare delle giornate intere, perché sa cose che noi umani non sappiamo. L'importante è che le sappia e che siano sempre verificabili. Sai che io faccio il giornalista, per cui io devo sempre verificare le fonti, no? No, lui ha le carte. Ah, da lui ecco. Risultano le Americhe prima della scoperta di Cristoforo Colombo. Bene, quindi allora faremo una puntata su questo, Galileo. Una promessa. Va bene. Anzi, ti dico una chicca, perché ecco. Galileo poi è un personaggio particolare. Lui ha fatto la traversata dell'Atlantico fino all'Antartide, stiamo parlando di 14.000 chilometri, con una barca di 14 metri, sì. giusto? Sì, la sua 30.000 miglia andate e ritorno. Sì. Perfetto, e giù in Antartide ha scoperto che cosa? Una foresta? Una foresta tropicale, i resti di una foresta tropicale. Pietrificata? Però... Va bene, ritorniamo a noi. Se ti interessa, Luigi, non so se si veda, sì. questo è un sesterzio. Ecco, sì, io lo questo vedo. È un sesterzio sì. romano, non so come si possa, sì, forse così bello. si vede sì. meglio. Così. Con l'effigie di chi? Questo qui è un poveraccio che faceva l'imperatore nel 282, va bene? E questo sesterzio che è in bronzo, adesso sì. è in bronzo, ma quando nacque era coperto di argento. Ah. Ecco, allora, per tornare a quello che
un po' è stato accennato prima, l'impero romano che era un impero nel vero senso della parola, sì. L'impero romano che cosa aveva? Aveva solamente due cose uniche in tutto l'impero. Cioè di obbligo c'erano solamente due cose. Una era che tutti i cittadini nei rapporti con lo Stato dovevano parlare latino. Sì. Il secondo era che in tutto lo Stato si doveva usare la stessa moneta. Queste erano le due regole fondamentali, quindi che venisse riconosciuto lo Stato. Questo. Poi tutti potevano avere le religioni, certo. Anche le leggi che volevano, ai romani non gliene fregava niente. L'importante erano queste due cose. Che se vogliamo è stata la grande intuizione, no, dei romani, è per questo che hanno durato tanto. In fondo lasciavano libertà con due punti fondamentali. La moneta, che voleva dire in ogni caso il controllo dell'economia, e poi dall'altra che venisse rispettato lo Stato nella sua essenza, no? Poi per il resto andava bene tutto. Certamente. C'è da dire un'altra cosa, che lo Stato romano, Roma, si è sviluppata finché ha avuto modo di svilupparsi, o meglio, finché ha avuto senso svilupparsi. Sì. Cioè, Roma si andava a occupare una terra perché in quella terra riusciva a tirare su dei soldi con le tasse, oppure perché c'era dei preziosi, c'era qualche cosa. Mm. Quando a un certo punto si trova che ha occupato praticamente tutta l'Europa, perché sono rimasti fuori i Pitti lassù, gli scozzesi, i Pitti, che, dove non c'è niente, se non del freddo, sì. Gli irlandesi, i Capatost, che anche lì non c'è niente, ci sono i Germani, che combattono solo, ma in Germania non c'è niente, non c'è neanche un metro quadro coltivato, dall'altra parte del Danubio pure, ci sono delle grandissime distese di terra, ma non c'è niente, l'Africa e il Nord Africa l'avevano occupato, oltre non si poteva andare perché non c'era niente da tirare su, quindi restavano fuori solamente svilupparsi andando verso est c'erano i parti, i persiani, sì. Quelli erano tosti, avevano una gran civiltà e lì si sono fermati. L'impero romano faceva così, faceva fisarmonica, occupava una terra, si impossessava dei beni, questi beni servivano per pagare altri soldati che andavano a conquistare altre terre e conquistavano. Arriviamo a 2000 anni fa, non c'erano più terre da conquistare e pian piano l'impero è andato in crisi, uno dei tanti motivi per cui è andato in crisi. Certo, è quello che dicevamo prima. Va bene, allora Fabio, l'argento. Certo, Fabio, io voglio ritornare da te perché voglio ritornare da te partendo con il coronavirus, no? Allora, noi adesso ci troviamo con una discussione che abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, che vede addirittura delle grandi fratture all'interno di maggioranze politiche che si sono create. Ad esempio, maggioranza di governo, 5 Stelle che non la vede proprio come il Partito Democratico, che fino all'altro ieri era un po' incerto, ma sta andando sempre di più verso il MES, quindi questo strumento, che è uno strumento che è stato inventato e firmato, siglato, per dire come stanno le cose, da Mario Monti, quindi un prestito che viene fatto raccogliendo i fondi un po' di tutti gli stati europei, però con delle condizioni. Allora, la maggioranza non è d'accordo, non è d'accordo nemmeno la minoranza, perché adesso scappa fuori che la Meloni non è d'accordo, Salvini non è d'accordo, Berlusconi è d'accordo, e caso strano si trova d'accordo Berlusconi con il vecchio nemico Prodi. Allora, in tutta questa situazione, cioè in questo momento in cui noi ci dobbiamo preparare per una ripartenza, come si può ripartire non cadendo di nuovo nel trabocchetto del debito? Perché dobbiamo partire da qui per parlare di moneta positiva. Assolutamente sì, cioè, ci sono due filosofie completamente diverse. Una è quella a cui hai accennato tu del PD, per il quale l'unica possibilità è quella di chiedere in qualche modo i soldi in prestito a qualcuno. Poi che questo qualcuno, sia nei mercati finanziari, sia il MES, o sia qualche altro accidente che sta venendo fuori, e parlano del BEI, del SURE e di tutta una serie di meccanismi che sostanzialmente ripercorrono sempre lo stesso concetto. Cioè, io ti presto i soldi, ma siccome poi quei soldi me li devi restituire e tu sei indebitato fino al collo, dovrai accettare tutte le condizionalità che io ti voglio imporre, e quindi fare come la Grecia, svendere i porti, gli aeroporti, svendere tutto il patrimonio pubblico in modo tale da ripagare quel debito che tutti sanno che è impagabile. Ecco, cioè, scusa, hai tirato fuori una parola importante, Grecia, no? Certo. Attualmente voi sapete la condizione della Grecia?
certo, la Grecia è messa a ferro e fuoco, cioè nel senso che sono messe in condizioni di povertà assoluta. Ecco, cioè il popolo sta molto molto male, anche se qualcuno ci sta raccontando che la Grecia si sta riprendendo, ma il popolo non sta bene affatto. No, assolutamente no. E questa è una cosa che purtroppo è diventata drammatica, solo che non ne parla mai nessuno. C'è stato uno studio qualche anno fa che parlava di quanti bambini in più sono morti solamente perché non si, gli ospedali greci non curano più come curavano una volta. Quindi cioè, stiamo parlando proprio di morti legate alla povertà. Ecco, quindi io vorrei lo dico perché vorrei raccontare, ormai siamo nel 2020, tutto questo è accaduto 6-7 anni fa, cioè è il caso ormai di raccontare un po' quali sono anche, qual è il bilancio consuntivo, no, di questa operazione che è stata fatta per salvare la Grecia. Ma abbiamo salvato la Grecia o la Grecia l'abbiamo affondata? Questo è il punto diciamo di domanda. La verità, l'operazione che è stata fatta a suo tempo non è servita per salvare la Grecia, è servita per salvare le banche francesi e tedesche, perché come raccontavi tu prima, in realtà le banche tedesche e francesi hanno speculato negli anni dei primi anni dell'euro comprando i titoli greci e percependo interessi fino anche al 15%. Sì. Poi quando la Grecia è andata in difficoltà avevano la paura fottuta di perdere i loro soldi, perché la Grecia, se andava in default, le banche francesi e tedesche non riprendevano indietro il loro capitale. Ecco. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto finta di fare dei prestiti attraverso il MES, cosiddetti salva stati, ma nella realtà quei prestiti non sono serviti a salvare la Grecia, sono serviti a dare i soldi alla Grecia che doveva restituire i soldi alle banche tedesche e francesi. Se non sbaglio parliamo, scusami, una partita di giro. Certo, se non sbaglio parliamo circa di 220 miliardi, vorrei, mi pare, se non sbaglio. Ah, guarda, il debito pubblico greco sta sui 130 miliardi, quindi penso che la cifra sia attendibile. Ecco, l'operazione è stata quella e gran parte di quei soldi lì non sono andati ai greci, sono andati effettivamente... No, il 90% di quei soldi, ma questi sono dati, non sì, è sì, che sì, sono assolutamente. Relazioni che io faccio, il 90% di quei soldi sono rientrati nelle tasche delle banche tedesche e francesi. Ecco. Con le quali poi le banche tedesche e francesi hanno finanziato l'acquisto dei porti, aeroporti e di tutti quanti i beni che sono stati espropriati ai cittadini greci. Ecco, quindi senza dar ragione a Tizio Caio Sempronio, ma se qualcuno qualche dubbio ce l'ha, guardando l'esempio che c'è stato precedentemente, credo che sia anche abbastanza lecito, no, avere un noi dubbio. Noi stiamo ripercorrendo quella strada, o almeno il PD ha intenzione di farci fare la stessa identica strada. Qual è il problema però? Che se la Grecia aveva un debito di circa 300 miliardi, noi abbiamo un debito di 2.400 miliardi. Quindi l'operazione, anche con il MES, non è più possibile. Quindi l'operazione stanno cercando di farla con una capacità di fuoco decisamente più ampia, utilizzando anche la banca centrale, ma questo servirà solamente a fare in modo di rendere l'Italia... condizionare le politiche italiane in modo tale da svendere tutto il nostro patrimonio, perché quello che fa gola, come dicevo all'inizio, sì, è il nostro patrimonio, la nostra ricchezza, cioè noi siamo il Bengodi per tutti quanti gli investitori internazionali, noi abbiamo le aziende più importanti al mondo. Quando si parla del Made in Italy, ma io non ho mai sentito parlare del Made in Germany, Made in France, cioè il Made in Italy è un marchio che è una garanzia e di qualità e riconosciuta nel mondo. Le altre nazioni non si avvicinano neanche a questa idea. Noi abbiamo la piccola e media impresa che è capace di competere in tutto il mondo e se la stanno comprando per due spicci, perché l'effetto della crisi, l'effetto drammatico di questa crisi è che le imprese per lavorare hanno bisogno di soldi da parte del sistema bancario, ma il sistema bancario privato italiano non è più italiano, ma è in maggioranza in mano a multinazionali, a banche e a istituzioni finanziarie straniere, per cui avranno tutto l'interesse a non prestare più i soldi alle aziende in modo tale da impoverirle e di venire poi a comprare queste stesse aziende per due spicci. Allora, a questo punto però io ti faccio una domanda. Delle volte ritorno a quel discorso, può essere malafede, altre volte potrebbe anche essere interesse, da benaggine o interesse, no, mettiamoci anche la da benaggine, la buona fede, cioè io non so e non ho capito bene,
perché mi pare che in qualche modo qualche apertura verso le tue teorie la stia facendo il governo. Certo, certo. Il governo, un rappresentante autorevole del governo ieri, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha le deleghe da parte di Conte alle politiche economiche e agli investimenti, ha fatto un comunicato stampa che finalmente ipotizza quantomeno quello che lui ha chiamato un piano di autofinanziamento interno. E qui veniamo alla rivoluzionarietà di quello che raccontiamo da anni. Sì. Cioè l'Italia può scegliere o mi finanzio attraverso prestiti all'esterno, ma se io chiedo i soldi in prestiti a qualcuno sarò schiavo di questo qualcuno e dovrò sottostare alle sue direttive, sì, oppure io cerco la strada di autofinanziare all'interno, cioè utilizzando quelle che sono le mie ricchezze, le mie capacità, e di cercare di andare avanti da solo. Questo è possibile perché? Perché il denaro, come abbiamo cercato di spiegare in questa trasmissione, pur nella brevità del tempo a disposizione, sì, il denaro si crea con un click. E se ha ragione Aristotele, e ha ragione Aristotele, che il denaro è nomisma, quindi viene per legge, quindi è la legge che determina il valore di una qualsiasi moneta, fino a prova contraria, la legge in Italia la stabilisce lo Stato italiano. Ha una Costituzione per la quale la sovranità, compresa quella monetaria, appartiene al popolo, articolo 1, non potrà mai essere ceduta, articolo 11 della Costituzione, ma soprattutto la cosa più bella è che c'è un articolo 117 della Costituzione che dice che la competenza esclusiva in materia di moneta appartiene allo Stato. Allora, ti fermo Fabio, perché devo cercare di rendere la cosa intelligibile anche a chi non è esperto, no? Tu mi stai dicendo che facciamo l'esempio della famiglia, ok? Ok. Allora, io sono fortemente indebitato, ok? Ho bisogno di soldi. Perfetto. Allora, invece di andarli a chiedere a mio zio, cioè lo zio ricco d'Europa, potrei chiederli a mio fratello, che so che ne ha veramente tanti. Oltretutto, mio fratello ha la capacità con un click di generarli con il computer. Giusto? In realtà la famiglia scopre che in uno scantinato, sì, o in una soffitta, nascosta sotto una montagna di robaccia, ecco, c'è una piccola stampantina, sì, che ha la capacità di stampare i soldi. Ecco, quindi in realtà tu, sì, non stai parlando di una famiglia qualsiasi, stai, sì, parlando di una famiglia che, come diceva Aristotele, in realtà ha il potere, e l'unico soggetto in grado di farlo è lo Stato, ha il, sì, potere di creare i soldi. Ecco, adesso io ti faccio una domanda. Sì. Se questa cosa che tu dici è vera, perché io tutti i giorni sento a 8:30, a Omnibus, ad Agorà, e vado avanti con la lista, te le faccio tutte, perché sento dire ma noi non ce li abbiamo questi soldi? Se quello che tu mi dici è vero, come non ce l'hai quei soldi? C'hai la stampante, stampali. Io, certo, da piccolo cittadino stupido devo dire così. Certamente, no, il problema è, allora, ritorniamo al discorso, beh, del memorandum Powell, che è stato applicato. Spiegaci bene a noi ignoranti, spiegaci bene. Questi giornalisti sono venuti su, se loro malgrado, informandosi su dei libri nei quali la moneta veniva considerata una cosa ininfluente nell'economia. Cioè, io vorrei provare a far capire a te e a tutti quanti gli ascoltatori. Vai. Si può pensare che la moneta è ininfluente, cioè che chi crea il denaro non ha nessun effetto nell'economia? Beh. Perché questo è scritto nei libri. C'è scritto che la moneta non ha, è come il velo sull'economia, non ha alcuna influenza. Ti rendi conto che cosa, beh, sono stati capaci di scrivere? Mi lasci interdetto, perché se chi ha moneta è ricco ed è potente, come faccio a non dare valore alla moneta? Questo direbbe la gente normale. No, il problema è chi crea il denaro. Ecco. Cioè, oggi, allora, intanto, ritorniamo un attimo a monte. La moneta, siamo d'accordo che non è come l'aria, come l'acqua che esiste già in natura, ma è qualcosa che qualcuno la deve aver creata? E qui siamo d'accordo. Cioè, okay. Non è un prodotto naturale che io lo raccolgo sugli alberi, non o è, lo trovo che scusami, scorre nei fiumi. Rimango nei valori, non è l'oro che lo devo andare ad estrarre. Quindi, non qualcuno è li ha creati questi soldi che abbiamo nelle tasche. Sì. La domanda che noi ci dovremmo fare, chi è che li crea oggi? Ecco, chi è che li crea oggi? Non li crea lo Stato, perché abbiamo detto ne crea una percentuale ridicola, sì, ma non li crea neanche la banca centrale, perché ne crea una percentuale comunque inferiore al 10%. Sì.
Il resto sono tutti soldi creati dal sistema bancario privato. Come? Domanda. Così... Lo creano con un meccanismo che è vecchio come il mondo, è quello che raccontava Giovanni nel 1300. Sì. Perché non abbiamo inventato niente, la banca l'abbiamo inventata noi italiani nel 1300. Oggi stiamo usando un meccanismo arcaico che abbiamo inventato noi nel 1300 e che aveva una sua ragione di esistere. Sì. Perché l'oro era scarso. Ok, quindi praticamente, scusami, ti fermo, moltiplicare attraverso queste note di banco, sì, l'oro che era scarso, ma oggi non ne abbiamo più bisogno. Quindi, per essere chiari, su una cambiale, che è un titolo di credito, giusto? Certo. Ecco. Allora, su una cambiale io ho fatto un'altra cambiale che a sua volta su quella cambiale ha generato un'altra cambiale che a sua volta ha generato un'altra cambiale, quindi su una cambiale ne ho fatto un mucchio di 50. Non proprio così, però diciamo che quantomeno c'è un triplo grado di cambiale. Sì. Cioè la banconota è una cambiale delle monete metalliche, la moneta elettronica bancaria è una cambiale delle banconote, sì, e noi ci stiamo scambiando delle semplici cambiali. Perché ricordiamo quello che dice l'articolo 1834 del Codice Civile. Dice che quando depositiamo i soldi in una banca, questa ne acquista la proprietà. Cioè i soldi che noi abbiamo nel conto corrente non sono i nostri, ma sono della banca. Ah! E questo leggete l'articolo 1834 del Codice Civile. No, tu stai dicendo una cosa che adesso può sembrare una stupidaggine, ma io ti invito a fare un'indagine. Il 99% ti dirà che sei un bugiardo. Attenzione! Ma io ti consiglio a tutti di digitare Codice Civile numero 1834 e di leggere, perché quando io lo faccio leggere nei miei convegni, sì, ti posso assicurare, Luigi, che nella sala svengono, c'è il gelo. E ci credo, ci credo. Perché tutti hanno la tentazione di alzarsi, di correre in banca a ritirare i soldi. Eh beh, certo, è normale questo che sia così. È una cosa normale. Quindi noi ci scambiamo qualcosa che crediamo che sia moneta, ma nella realtà è una ricevuta che la banca ci fa, in cui ci promette che ci restituirà quei soldi, sì, ma in realtà noi non glieli chiediamo mai, e se glieli andiamo a chiedere, come hanno fatto i greci, sì, 7-8 anni fa, le banche chiudono i conti correnti e non ti danno più niente. Fermo, forse vedi l'articolo. Ti fermo che abbiamo il nostro Galileo che è andato a prendere l'articolo. Lo fa vedere in camera. Il Codice Civile, mi sembra. Ce lo leggi, Galileo? Cosa dice? Al centro. Cosa dice? Eccolo. Codice Civile, tiralo più su, 1834. Questo è l'articolo del Codice Civile. Ce lo leggi, Galileo, per favore? Ce lo leggi? Certo. Vai. Certo che ve lo leggo. Allora, 1834, depositi di denaro. Nel depositi di una somma di denaro, 1782, presso una banca, 1852, sono gli articoli a cui fa riferimento, sì, la definizione di denaro e di banca, sì, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, 1280, sì, alla scadenza del termine convenuto, ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Ecco. Quindi lui cosa è successo adesso? Hai mai fatto l'esperienza, Luigi, di andare a chiedere in banca 4-5 mila euro? Certo, che devono aspettare adesso, siccome non li hanno ti più. Dicono, guardi, lei mi deve fare la richiesta, certo, passi fra qualche giorno, perché non ce li hanno. Certo. Quindi loro possono farlo, perché la consuetudine è che tu glieli puoi chiedere, ma loro possono decidere come e quando darteli. E ti fermo, scusami, ci sono film importanti che hanno parlato di quello che è accaduto nel 2008 negli Stati Uniti, in una delle grandi riunioni dei grandi banchieri era la grande paura di tutti: se domani mi arrivano tutti quelli che hanno depositato i soldi e me li rivolgono indietro, io praticamente sono finito. Questa era la paura. Allora, vogliamo raccontare un'altra facezia che la gente non sa, su che cosa è successo negli ultimi 30 anni? Dai, perché diciamo, tutti siamo portati a pensare che il problema sia l'euro. Sì. Ma io ti racconto che nel 1994 tal Amato fece una legge bancaria che cambiò radicalmente il sistema bancario italiano.
Fino ad allora esisteva una regola che si chiama riserva obbligatoria, cioè le banche per creare nuovo denaro dovevano dimostrare di avere in cassa, cioè, o anzi presso la Banca d'Italia, una riserva cosiddetta obbligatoria in contanti. E che era una cosa saggia, cioè in fondo tu che puoi è prestare... una cosa saggia, perché direi... dice tu sì puoi creare denaro, sì. Ma almeno quando lo crei che tu abbia qualcosina a Appunto. Fronte di questo denaro. Certo. Ok? Qual era questa percentuale fino al 1994? La legge diceva testualmente: la riserva obbligatoria deve essere superiore al 17,5%. In questa legge bancaria hanno cambiato una sola parola. Sì. Deve essere inferiore al 17,5%. Ah, ecco, deve essere inferiore. Cioè, con quella tecnica classica in cui fanno le leggi, in cui... preso l'articolo dal dettaglio, comma 2, si sostituisce la parola superiore con inferiore. Ecco. E da quel momento in poi il 17% è sceso fino ad arrivare, sai quanto oggi è la riserva obbligatoria? Quanto? 1%. Ecco, quindi per portare l'esempio pratico per far capire a tutti, cioè io mi chiamo banca, io potrei prestare soldi a 100 persone... quindi posso dare a 100 persone un euro avendo solo un euro in tasca, giusto? Certamente, esatto. Certamente. È pazzesco questo. Certo. E questa è la realtà del nostro sistema bancario. Dopo ci chiediamo come mai ogni tanto scoppiano delle crisi a livello mondiale per i quali non c'è più denaro. In Scusami, ma allora questo quanto è lontano dallo schema Ponzi? Mica tanto, eh? No. È uno schema Ponzi. Cioè, Galileo ride. Giusto, Galileo? Centrato. Giovanni, tu che sei uno storico, è giusto quello che dico? È giusto, e soprattutto c'è da aggiungere che in quel passaggio lì, nella modifica della legge bancaria, succede anche la commistione tra la banca d'affari e la banca commerciale, cioè quella separazione, esatto, del 36 cade da noi in quegli anni, nel 94. Certo. Negli Stati Uniti cade un po' dopo, però tutti sono predisposti a fare questo perché capiscono che il loro campo d'azione da quel momento in poi sarà la finanza e l'economia non gliene frega più niente. Giovanni, ti fermo un attimo. Allora, se non sbaglio, ma tu sei quello che la sa più di me, colui che decise a un certo punto di far ripartire uno Stato, erano gli Stati Uniti, dopo quello che era accaduto a Wall Street, era colui che decise anche di dire dividiamo anche le banche commerciali da quelle d'affari. Quelle d'affari fanno gli investimenti, vanno in borsa, si scannano, fanno ciò che vogliono, però io voglio che ci siano anche le banche commerciali che aiutano il mercato reale, in modo tale che il signor tal dei tali, se vuol fare un'industria, deve aiutarlo per tutti i costi per far ripartire l'economia. È giusto questo? È giusto, sì. Ecco. Capitò da noi come negli Stati Uniti, cioè sono solo diversi gli anni d'applicazione, ma tutti capirono che le due cose dovevano essere tenute separate. Cioè, certo. Quando vedi un crollo generato a cascata da fallimenti bancari e alla fine capisci qual è il meccanismo, dividi e dici che l'economia reale deve essere separata e tutelata. Ecco. Si chiama Noi nel 90 abbiamo creduto che la situazione fosse tale da poterle di nuovo mischiare. L'abbiamo creduto, l'hanno fatto. L'hanno fatto e noi l'abbiamo subito. E quindi noi non... ovviamente nessuno si è accorto di qualcosa. Subito. Certo, Giovanni, scusami, ma allora non siamo tanto... Posso raccontarti una curiosità, sì, Luigi? Sì, poi devo fare una domanda a Giovanni. Sì, okay. No, questa è carina. Quando io ho cominciato a occuparmi di queste cose, la cosa più naturale è stata vado a vedere sui libri di economia se queste cose ci sono o non ci sono per avere delle conferme. Sì. Allora, intanto sulla riserva obbligatoria io ancora non trovo nessun testo universitario che dice che la riserva obbligatoria è l'1%, ancora parlano del 5, del 10, cioè non hanno il coraggio di dire che la moneta ormai viene creata con una percentuale ridicola di sottostante. Sì. Perché questa è la vera causa di tutto il problema a livello mondiale, perché quando io permetto ad un privato, ricordo un privato, non uno Stato, non un'istituzione, ma un privato che ha solo l'obiettivo di guadagnare, sì, la possibilità di creare denaro da 1 a 100,
Io gli do in mano un potere, altro che stampante. Ma scusami, Fabio, basta raccontarlo ad una persona normale, perché queste cose non le sanno, perché vengono raccontate altre cose. Ma qualsiasi persona che sa che con un euro in tasca, ok, può prestare 100 euro in giro, farsi pagare gli interessi, no? E a quel punto dice, ma è un ottimo affare questo, io con un solo euro posso diventare immediatamente tanto ricco, perché faccio girare questi pezzi di carta che posso scrivere sulla base di un euro solo, solo di un euro. Cioè, questa è una cosa che capisce anche l'uomo della strada se gli si racconta, è che non viene raccontata questa, allora, questa storia. Scusa una cosa, Luigi. Prego. Scusa una cosa. Allora, io penso che tutti abbiamo sentito parlare di Basilea, è vero? Come Basilea no? 1, Basilea 2, Basilea 3. Certo. E penso che tutti non sappiamo che cosa si intenda per Basilea. Galileo, tra parentesi ti dico, sono Basilea 1, 2 e 3 sono i grandi nemici dei piccoli imprenditori, perché vedono sempre in questo Basilea un muro dove sbattono la testa ultimamente. Esatto, si chiamano gli accordi di Basilea perché a Basilea, in Bahnhofstrasse, c'è l'ISB, l'International Settlement Bank, che è l'organismo internazionale che decide cosa devono fare le banche, cioè quanto deve essere la riserva delle banche. Punto. Quindi un organismo privato che è l'ISB, International Settlement Bank di Basilea, certo, è quello che decide cosa devono fare i tuoi imprenditori marchigiani. Appunto. Lo Stato in tutto questo non c'entra niente. E questo è grave, perché lo Stato ha come fine ultimo, io lo ricordo, adesso sarò un po' noioso a ripetere questo, ma il fine ultimo dello Stato non è fare cassa, ma è far star bene i suoi cittadini. Direi di più, Luigi, non è il fine dello Stato solamente, è il fine dell'economia. L'economia, per definizione, è la gestione delle risorse scarse che abbiamo sul pianeta al fine di soddisfare i bisogni individuali e collettivi. Noi ci siamo dimenticati qual è il fine vero dell'economia. L'economia non è la speculazione, non è la finanza, non è il profitto, certo, non è lo spread. Noi stiamo confondendo la finanza speculativa con l'economia. L'economia è ben altra cosa. È ben altra cosa, ma io qui dopo, adesso siamo arrivati alle 23.42, a 24 ci tagliano, quindi dobbiamo incominciare a andare sulla moneta positiva. Però voglio dire una cosa, quando mi dicono la Grecia non è fallita, beh, io quando vedo i cittadini per strada, i pensionati che muoiono di fame, vedo la gente che fa molta fatica ad andare ad acquistare cose al supermercato, addirittura un giornalista delle Iene fece un'intervista e regalò dei soldi impietosito dalla situazione di gente normale, beh, quello Stato è già fallito, secondo me. No, ma è la confusione che ti dicevo prima. Noi scambiamo il fallimento da un punto di vista del bilancio dello Stato, lo colleghiamo all'economia. L'economia è un'altra cosa, l'economia è solamente il benessere dei cittadini. Sì. No, quando uno dice lo Stato non è fallito, ma in realtà è fallito perché ha fallito il suo obiettivo principale, quello di far star bene la sua popolazione. Certo. Loro invece intendono il fallimento da un punto di vista tecnico-contabile. Ma lo Stato non può essere come un'azienda che ragiona in termini di entrate e uscite e basta. Perché lo Stato è colui che il denaro lo può creare. Certo. E questo, la dimenticanza, cioè la loro forza è stata nel famoso memorando Powell e in tutto ciò che è successo dopo, di cancellare questa possibilità dai libri di testo. Tant'è che oggi, quando noi spieghiamo che lo Stato può stampare i soldi, la reazione è di incredulità. Certo. Allora, veniamo a noi, parliamo di moneta positiva perché ci stiamo avviando alla conclusione, abbiamo 16 minuti, non disperdiamoli. Facciamo economia, cioè gestione sana di risorse scarse, vai. La questione è semplice. Nel momento in cui ci ricordiamo che Aristotele aveva stabilito che il denaro si crea per legge, viene naturale pensare, ma allora lo Stato, che è la legge impersonata in un determinato territorio, che cosa può creare per risolvere la crisi? Allora, questa domanda che noi ci siamo posti qualche anno fa, ci siamo messi lì a lavorare io, Giovanni, Galileo e tutti i componenti di Moneta Positiva, e abbiamo cercato di capire quali strumenti lo Stato ha per generare moneta all'interno dell'economia. Moneta in senso lato, non sto parlando solo di monete metalliche e banconote, certo, visto che la moneta che utilizziamo maggiormente è quella creata dalle banche private,
a maggior ragione lo Stato può fare qualcosa di analogo a quello generato dalle banche private, perché lo Stato ha una forza in più rispetto alle banche, che è quella di poter determinare che un determinato strumento, qualsivoglia, può essere utilizzato per il pagamento delle tasse. Cioè, dico sempre, per fare un esempio banale, sì, se lo Stato domani mattina decidesse che le tasse le dobbiamo pagare con le conchiglie, noi andremmo di corsa in spiaggia a raccogliere le conchiglie e accumuleremmo, ci scambieremmo conchiglie, perché quella è la moneta che lo Stato accetta per il pagamento delle tasse. E siccome non è mai vietato a uno Stato determinare il pagamento delle tasse in una qualsiasi altra moneta o strumento monetario di scambio, noi ne abbiamo individuati una quantità infinita, ma sostanzialmente sono riconducibili a tre. Sì. Uno simula quello che fanno le banche private, che significa creare una banca pubblica che faccia lo stesso mestiere che fanno le banche private, cioè creare denaro per l'economia, non per la finanza. Ecco. Secondo, quello di creare dei conti di risparmio dove i cittadini finalmente possono depositare i loro soldi e avere il capitale garantito e un rendimento garantito, ma soprattutto possano scambiarselo tra di loro direttamente senza dover intermediare sui mercati finanziari. Esempio. Spieghiamo meglio. Tu hai un conto di risparmio, io deposito 1000 euro sul mio conto di risparmio, devo venire da te a pagarti una qualche prestazione, ti pago direttamente con il mio conto di risparmio. Quindi il debito pubblico diventa moneta. Sì. E lo Stato non ha più bisogno di andare sui mercati finanziari per reperire le finanze attraverso, diciamo, il finanziamento privato. Terzo esempio, e il più eclatante, lo Stato già oggi emette delle detrazioni fiscali. Tu sai, per le ristrutturazioni edilizie, per come i bonus sismici, per le caldaie, per via dicendo. Già oggi queste detrazioni sono scambiabili, cioè io le posso trasferire all'impresa costruttrice che mi ha fatto i lavori, attraverso una piattaforma elettronica che c'è già l'Agenzia delle Entrate. Se lo Stato dicesse domani mattina che tutte le detrazioni emesse possono essere scambiate non solo con l'impresa costruttrice, ma con tutti i cittadini e le imprese italiane, io ho automaticamente una circolazione monetaria parallela all'euro che mi permette di generare benessere. Ecco, allora, senza indebitamento da parte dello Stato. Spieghiamo bene, allora, io spendo per casa mia, devo fare le nuove finestre e devo spendere 10.000 euro, ok? Però mi danno il 50% in recupero fiscale, giusto? Certo. Quindi 5.000 euro, detto in maniera molto semplice. Okay. Questi 5.000 euro però io avrò del tempo per recuperarli, giusto? Ok. Ecco, io potrei con questi 5.000 euro, se li avessi in un voucher, in un pezzo di carta dove è attestato, in un conto corrente elettronico, ecco, e una carta di credito, potrei quindi andare domani, visto che ho bisogno anche del salotto, andare dal venditore di salotto e dirgli: guarda, eccoti qua i 5.000 euro del salotto, e comprerei anche tu il salotto. Potrai detrarre dalle tasse nei prossimi anni, ma che chiaramente sono a tutti gli effetti una moneta. Certo. E quindi in questa ma lo Stato potrebbe fare un discorso ancora più alto. Siamo in un periodo di crisi. Siccome ci sarebbe bisogno di mettere dei nuovi soldi in mano ai cittadini che hanno perso lo stipendio, perché la gente sta a casa e non guadagna a sufficienza, sì, io ti do già la carta di credito caricata con 1.000 euro, 2.000 euro di detrazioni fiscali. Sì. Quindi te li assegno gratuitamente, perché per lo Stato non sono un debito. Okay. E noi cominciamo a scambiarcele tra di noi, a generare un'economia che altrimenti non si sarebbe generata. Questo aumenterebbe le entrate fiscali dello Stato, e quindi quando e se noi nei prossimi anni andassimo a restituire queste detrazioni, quindi a detrarle dalle nostre tasse, lo Stato avrebbe già incassato a sufficienza per riuscire a compensare questa riduzione eventuale. Spieghiamolo questo, Fabio, perché altrimenti potrebbe essere complicato. Allora, lo Stato decide di dare a tutti i cittadini italiani 2.000 euro, ok? Perfetto, 2.000 sire, noi li abbiamo chiamati sire per non confonderli con gli euro. Vabbè, io adesso cerco di far capire la cosa, sto cercando di fare un esempio, quindi non guardate, okay, il dito, guardate il concetto, quindi guardate la luna. Ritorno a dire, da 2.000 euro a tutti in questo conto, ok? E questo conto diventa in sé per sé dei soldi. Come fa a guadagnarci lo Stato da questi 2.000 euro che inizialmente regala a tutti?
Perché in realtà non spieghiamo. Sono euro, come ti dicevo Vabbè. Prima, ma sono detrazioni fiscali. Ok, come fa a guadagnarci lo Stato? Le detrazioni fiscali non rientrano nel calcolo del debito pubblico e quindi lo Stato non le ha reperite attraverso prestiti sui mercati finanziari okay. o altro. Lo Stato quindi, li ha creati dal nulla. Quindi nella contabilità dello Stato non va nella parte dei debiti. Non entra neanche nella contabilità dello Stato. Quindi lo Stato assegna a te degli sconti fiscali. Ecco, okay? Come avviene la magia che lo Stato ci guadagna poi da questi 2.000 euro? Perché quando 2000 tu stiga. Vai a pagare con questi 2.000 euro, supponiamo che nel giro di 4-5 mesi questi 2.000 euro tu li spendi. Sì. Tu sai che tutte le volte che spendi e che compri qualcosa, ci saranno dell'IVA da pagare. Certo. E chi ti vende quel bene dovrà poi pagare le sue tasse. Allora, quindi... aspetta, facciamo capire il passaggio. Io ho questi 2.000 sire, ok? Sì. Benissimo. Sono 2.000 sire con cui io vado ad acquistarmi il cellulare e compro okay. il cellulare. Quindi a quel punto, prima il mio PIL personale, il PIL dello Stato, se si fermava a quei 2.000 sire, era di 2.000 sire, ok? Se me li tenevo in tasca, praticamente erano 2.000 sire che non avevano generato nulla. Io invece li vado a spendere e ci compro il cellulare, ok? Li compro da Tizio. Tizio prende i miei 2.000 sire e ci va a comprare la canna da pesca. Quindi a quel punto già si sono trasformati, il PIL è diventato 2.000, 4.000, canna da pesca 6.000. Su ogni passaggio lo Stato guadagna perché c'è l'IVA, giusto? Certo. Ok. E poi ci sarà anche il recupero fiscale perché ognuno dovrà tenere la sua contabilità e pagherà le tasse per il giro quindi, di affari. Nel giro di 2 anni questa sì. circolazione monetaria genererà un PIL che sarà 3-4 volte superiore alla moneta creata inizialmente. Certo. E questo genera un aumento delle entrate fiscali, non una riduzione. Assolutamente sì. Lo Stato sì. dopo 2 anni, quando questi sconti diventeranno operativi, ci sarà stato un tale incremento delle tasse che il problema verrà compensato. Oh, e io ti fermo. Allora, mi chiedo, abbiamo visto i 3 passaggi della moneta positiva, ma perché allora lo Stato, che sa perfettamente che se dà più soldi in tasca ai cittadini, i cittadini li spendono, in ogni passaggio ci guadagna con l'IVA, ci guadagna poi con il giro d'affari, eccetera, eccetera, almeno 4 volte quello che ha emesso, perché, visto che il problema del grande debito che sentiamo raccontato tutti i giorni, io ti assicuro ho fatto anche delle domande a giornalisti molto importanti, io ho fatto delle semplici domande, ma tu sai qual è il debito italiano? Ma grosso modo dovrebbe essere 2000 miliardi, perfetto. E quello francese? Tutto silenzio. Quello tedesco? Silenzio. Ma no, il nostro è grandissimo. No, allora, il nostro è 2400 miliardi, quello dei francesi è 2000 miliardi, quello dei tedeschi è 1800 miliardi. Il problema è che nel denominatore, quando andiamo a fare quel conteggio del 130%, 90%, 60%, il PIL è notevolmente differente. L'Italia è a 1700, 1800, se non sbaglio, la Francia a 2000 e la Germania a 3400. È ovvio che il rapporto vede 60%, 100% e 134%. Ma un bambino direbbe il problema è far girare i soldi in Italia, aumentare il denominatore, giusto? Certo. Ecco. Esatto, bravo. E perché invece raccontiamo sempre il contrario, che il problema è il debito? La cosa assurda di questa vicenda è che se tu prendi un bambino delle elementari che ha appena fatto i rapporti numeratore sotto denominatore e gli dici: se io il numeratore, che è il debito, sì. lo riduco di 100, ma siccome questa riduzione mi comporta una riduzione del denominatore, cioè il PIL, che è più di 100, ma è 200 probabilmente, perché io impedisco la circolazione di 100 miliardi in meno, quella frazione lo sanno tutti che aumenta. Certo, quindi le politiche di austerity sono state sbagliate dal punto di vista matematico della scuola elementare. Certo, perché scusami, se io aumento sopra il debito di 100 miliardi e so che genera un giro di affari almeno 4 volte, cioè ne genera 400. Ma diciamo anche solo 2 volte. 2 volte. Io che il rapporto comunque cala. Certo, perché 100 sopra diventa 2005, sotto da 1008 diventa 2000. È ovvio che cambia certo, il rapporto. Certo. Ma questa è una regola che se tu lo dici a un bambino alle elementari, te lo spiega. Come certo. mai i grandi professoroni questa regola non la conoscono? Come mai? Perché hanno ingannato lo chiedo io. Dei libri di scuola, sì. Sai che cosa hanno inventato?
hanno inventato il moltiplicatore negativo. Cioè, loro hanno detto, hanno fatto studi per questo, per dimostrarlo, che se tu togli 100 dall'economia, il PIL non si riduce di 100 o di più, come invece la realtà ha dimostrato, ma si riduce di 60. Ah, ecco. Che è una cosa che se tu la spieghi a un bambino non ti capisce, perché voglio dire, se io tolgo 100 miliardi dall'economia, sono 100 miliardi in meno che circolano, come fa a calare il PIL di 80 o di 60? Allora, fermiamoci qua. Io adesso voglio ricoinvolgere di nuovo Giovanni, perché è un po' che sta zitto. Visto che è comunque un pensiero. Giovanni parla solo se interrogato. Ecco, Giovanni, io voglio chiedere a te, no? Ma veramente da cittadino semplice della strada, ma in questo modo come andiamo a finire secondo te, visto che conosci la storia anche? Io sono cattolico, in questo periodo sto pregando a manetta San Giacomo della Marca, perché qui bisogna proprio che tra le zucche del governo devono prevalere quelli che hanno capito, che purtroppo sono pochi. Sì. Se noi sbagliamo strada andiamo a sbattere, siamo la Grecia sicuro, tanto poi ci penseranno i media a spiegarci che non siamo la Grecia, no? Che è andata bene, che ci ha salvato, eccetera. Il singolo dirà, è andata male solo a me, si vede perché. E quindi certo. Lo scegliere la strada adesso è decisivo e scelgono quelli che governano. Ormai abbiamo visto che il Parlamento viene convocato così, in maniera quasi simbolica, sì. Quindi l'insistenza su quelli del governo è decisiva. E il fatto che i 5 Stelle abbiano più parlamentari del PD, non dico che sia decisivo, ma è importante, perché se i parlamentari ne avessero di più il PD, noi andiamo a sbattere di sicuro, perché io spero che capiscano, spero che cambino strada e spero che facciano l'ovvio, perché chiunque, se gliela spieghi bene, capisce che autofinanziarsi all'interno è meglio che finanziarsi con degli stranieri. Se ho il debito in famiglia è meglio che averlo fuori, se i rendimenti di questo debito vanno alle famiglie italiane è meglio che se vanno a delle banche straniere, quindi è un ovvio che non viene spiegato per quei motivi che illustrava Fabio prima, cioè se il potente ha la possibilità anche di dire in TV ci vanno solo i miei giornalisti, i miei economisti, eccetera, è chiaro che la gente non capisce e pensa che quella sia l'unica soluzione. Certo. E dopo è il dopo c'è il mascheramento dei danni, viene sempre fatto dicendo cosa sarebbe capitato se non l'avessimo fatto. Non c'è termine di paragone, perché l'altra via non l'hai seguita, quindi non saprai mai come sarà andata in altra via. Certo. Diciamo che avendo la Grecia, uno direbbe mai come la Grecia, ecco. Visto che la Grecia l'abbiamo già provato, proviamone un'altra. Ecco appunto, Galileo, visto che siamo quasi alla conclusione, e anche tu hai formazione sociologica, no? A questo punto, facendo un'analisi, ma proprio lo scienziato che guarda la società, no? Questo coronavirus che hai visto come una sventura, ma sotto certi aspetti, guardandolo da un altro punto di vista, è stata quasi una fortuna, o mi sbaglio? Io sono ottimista, per cui certo, cerco sempre di vedere la parte positiva in tutto quello che può succedere. Certamente che è stato un qualche cosa perché ha permesso, se non altro, a un tot di persone di stare a casa e pensare, parlare, comunicare, cose che di solito invece non si ha tempo di fare. Questo senz'altro. Potrebbe essere il motivo di una ripartenza dell'Italia a medio termine, non a breve, perché a breve sarà un bagno di sangue. Forse anche a breve, non sarei così pessimista. Esatto. Il momento è cruciale e magico, cioè se riusciamo a imboccare la strada giusta, in realtà potremmo davvero cambiare le sorti di tutto il paese, perché in realtà siamo proprio a un passo dal cambiare completamente paradigma. Ci riuscirà Galileo se ti ho interrotto? No, la domanda è: ci riusciranno coloro che potrebbero cambiare il paradigma a cambiarlo? Ce lo permetteranno di cambiare? Allora ci sono i politici e gli statisti, giusto? Sì. I politici sono quelli che pensano alle prossime elezioni a farsi rieleggere. Certo. Gli statisti sono quelli che pensano al bene dello Stato nelle prossime generazioni. Appunto.
Quindi nei prossimi giorni vedremo se abbiamo a che fare con degli statisti o dei politici, tanto per cominciare. Certo. La lotta è dura, comunque la lotta da giornalista la devo fotografare, la lotta esiste in entrambi gli schieramenti, sia all'interno della maggioranza che all'interno della minoranza. Ci dovremmo chiedere chi prevarrà a questo punto. Però guarda, ti devo dire... Io non faccio neanche un discorso di maggioranza o minoranza. Sì. Faccio un discorso di persone che si occupano del bene della nazione e persone che si occupano del bene di alcuni privati. Sì. Punto. No, a questo punto sì. Queste persone siano da una parte o da quell'altra. Certo, non no, ma secondo me ce ne sia da una parte che dall'altra. Assolutamente, sono d'accordo su questo. Ne dico solo una fuori domanda. Vai. È ritenuto una grande opportunità anche dai neoliberisti. Mi è capitato di sentire uno scrittore che mi sembra che si chiami Cappellari, sì, che ha fatto questa affermazione alla trasmissione. Il coronavirus è la nostra fortuna perché i ricchi diventeranno sempre più ricchi. I poveri si rimboccheranno le maniche e sparirà finalmente questa media borghesia della fabbrichetta. Ecco. La gente era tutta indignata in studio perché diceva: ma come fai a dire che è una bella cosa il coronavirus che fa dei morti? Ma non gli hanno detto: bravo, questo è il neoliberismo, l'hai descritto perfettamente, il ricco che diventa più ricco, la piccola e media borghesia che sparisce e il povero che si rimbocca le maniche per far che cosa però? Fare lo spazzino, per certo, fare il portatore di pacchi, perché un povero senza la borghesia media non ha nessuna forma di salita sociale. Assolutamente, l'ascensore ha è bloccato. La possibilità di fare dei lavori degni, ma senza scelta, perché non ha nessuno che lo porti su. Sì, è vero. È bloccato l'ascensore, il famoso ascensore sociale è strabloccato. Sì. Va bene, allora io ringrazio Giovanni Lazzaretti perché siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento. Ringrazio Galileo Ferraresi, grazie tante per essere state con noi. Grazie a Fabio Conditi per averci dato queste... Grazie questo... a te soprattutto e vabbè, grazie agli ascoltatori che ci seguono. A noi serve per grazie a tutti. Grazie, a noi serve per schiarirci un pochino le idee, per sentire se non altro un'altra campana rispetto alle solite, no? Perché in fondo la buona informazione deve essere fatta di tante campane e poi il cittadino deve fare il suo mestiere, cioè deve scegliere e quindi deve ascoltare, informarsi e vedere qual è la strada giusta. Io faccio il mestiere di colui che informa e basta. E diciamo che noi siamo quella campana che è stata cancellata all'interno dei libri, ecco, di scuola e universitari, all'interno delle TV e dei giornali. Noi siamo, rimettiamo a posto la campana che è stata tolta. Bene, allora ringrazio tutti di nuovo, io vi aspetto qui mercoledì prossimo con il nostro appuntamento. Grazie e buonanotte. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie.